up, Iggy Dup, Iggy Dup. Vai cavallo, andiamo, furia, infuriati. Ciao amici di Striscia. Nessuna magagna oggi. Mi stimo e mi incoraggio a fare un po' di moto, anzi un po' di cavallo. Tranquillo qua. Mamma mia. Ma ventosa, ma per favore, un po' di serietà, abbia ciao pazienza. Marco, camisone calzolari. Un attimo, voglio dire, stiamo parlando di cose serie, no? Cioè, quali? Di... ad esempio di PayPal. Ah, sai cos'è il PayPal? Sì, paga palla. Vai, ma subito no, pronta. Pronuncia sbagliata. Oh, scusa. Riproviamo. Sì. PayPal, perché alcuni PayPal lo chiamano così, magari non ha capito per PayPal, quello. PayPal, paga pollo. Vai, e due. Ma no, è un sistema, come sì, lei sa, forza, sì, scherzavo, per pagare online, sì, attraverso la propria mail, inserendo sì, la mail e la password, cioè il proprio account. Account? Ogni tanto sotto la doccia. Sì, viaggiare, anche se non so cantare. No, non è no, questo. No, viaggiare, no, no, l'account è l'insieme tra username e password. Certo. E quindi dentro, una volta che entrate con il proprio account, sì, lì dentro ci sono tutti i propri dati, la carta di credito, eccetera, le cose importanti. Certo. E in effetti c'è una email truffa che circola a tal proposito. Sì. Le faccio un test. Sì. Questa email arriva e dice: grazie per l'ordine, ok? Sì. Autorizzazione al pagamento di tot euro per aver comprato l'oggetto XY. Ok. Mm. Che però lei ovviamente non ha comprato. Eh no. Lei sa di non averlo comprato. Eh no, certo che lo so. Ok. E infatti sotto c'è scritto: sì, clicca qui per cancellare l'ordine. Lei cosa fa? Cancella? Cioè, cancellare? Con la gomma. Cioè, tutta testa qua. Vai. Ecco. A posto. No, 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 c'era proprio scritto: clicca qui per cancellare l'ordine. Lei clicca? Scusa, adesso. Dai. Clicca, non clicca. C'è milioni di persone che ci guardano. Io devo stare qua a cliccare quando mi ha già spiegato mille, non più mille, cliccato volte che non si può. Cioè, ha cliccato? Io non lo so. Certo che ho cliccato, così bello. Clicca e clicca. Allora, adesso clicca, le chiedono l'account, che è quello di cui parlavamo prima, cioè attenzione, la username, ovvero la email e la password. Sì, sì, ce la voglio mettere. Bravissimo. Sì, vogliamo cosa succede. Allora, adesso cosa è successo? Succede che sì, il truffatore sì, ha ricevuto la sua username e la password sì, dell'email, e quindi finalmente per Natale può fare regali agli amici, eccetera, perché usa la sua carta di credito per comprare regali agli altri. Sai cosa gli dico? Auguri! Ho sbagliato, vero? Agli auguri, insomma, come dire, magari no, anche no. Allora, vada subito di corsa a cambiare sì, la password veloce, così okay, può recuperare questa situazione. E allora facciamoci seri per capire come si fa a comprendere che questa sia o non sia una truffa. Come essere sicuri? Esatto. Allora, la cosa più sicura da sì, fare è non cliccare mai sulle email che arrivano, certo, ma andare direttamente a manina dentro il proprio browser dove navigate e scrivere www.paypal.com in questo caso, certo, e dopo esservi loggati guardare l'elenco delle transazioni e verificare veramente se lì c'è la transazione sospetta con cui siete stati avvisati via mail oppure no. Giusto. E comunque bisogna ricordarsi che queste cose sembrano delle cose virtuali, dove c'è il click, il link, ma poi non c'è nulla di vero. In realtà questo è un mondo molto reale e ricordatevi che quel che fate vale. E allora io mi stimo e vi incoraggio e vi stimo e vi incoraggio a fare sempre molta, molta attenzione. Perché internet sembra, ma poi cioè, bisogna capire. Lui mi spiega bene.